Eccoci collegati in forma a fine cena qui da Venezia, dove finalmente abbiamo scoperto la migliore pizza Venezia, che è arrivata la pizza napoletana direttamente da Mille Gourmet. Ecco qua, scritto con il numero. Ecco, siamo con il pizzaiolo executive Luigi Fioravanti. Ecco, non è proprio un cognome italiano, Fioravanti. No, direttore non, forse siciliano. Ah, tu, perché tu sei siciliano? Ah, la pizza è napoletana. La pizza è napoletana per forza di cose. Il pizzaiolo è siciliano, di Luizano. Siracusa. Ah, Siracusa, piano B. Di questo alto assassino che in realtà è romano, poi trapiantato all'Ortigia. Esatto, perché sono di Ortigia. Ah, tu sei proprio sono di Ortigia, che è un buon ritiro anche di signore inglesi, insomma, si godono sicuramente la pensione da quelle parti, da come giornalista tra l'altro, che spesso sentiamo errare. Bene, allora questa pizza è la cosa buona, dai, ma l'Angela Venezia. Dai, ci proviamo. Ci proviamo. Sì, c'è una ricerca mirata appunto. Di selezione, materie prime, farina, cerchiamo di stare più attenti possibili alla maturazione degli impasti, perché secondo me il trucco sta lì, oltre che sapere lavorare la materia prima, la farina, la tecnica giusta dell'impasto e poi la maturazione, l'uomo maturazione. E secondo me questo è il segreto, tra virgolette, per fare una buona pizza. Quindi diciamo che ovviamente hanno una limitazione da 15 giorni. 48 ore minimo. Io preferisco, sì, dalle 48 ore in poi. Si può usare prima, ma secondo me il risultato è il migliore. Quindi al di là della margherita e della marinara, tra l'altro io ho provato, diciamo, la pizza che provo, un po' la prova di onore, la pizza marinara è quella che dovrebbe essere la migliore pizza, no? Io amo le pizze rosse. Quindi con un buon pomodoro, una buona alimentazione, penso che non ci sia niente di più, però chiaramente ci sono altre pizze. Quindi poi ci sono quelle. Sì, la scelta è vasta. Si va dalle classiche alle pizze un po' più particolari, la morte del pistacchio, la cosiddetta morte del pistacchio, quindi con mortadella al pistacchio. Mortadella, ecco. La pizza si chiama morte del pistacchio. Ah, ecco. Sembra molto bella, in effetti, può essere un gioco di parole. Eh sì, sta lì il gioco, infatti. Pizza che è una base di provola affumicata, poi tutta condita arrostita, rose di mortadella, pesto di pistacchio, pistacchi di grani e una scolderata di zesta di limone. Bene, siamo tra l'altro a pochi passi c'è una via, la via che consiglio di percorrere, questa? Sì, arriva qui? Calle Specchieri. Questa è Calle Specchieri. Ecco, la trovate in mezzo alle boutique, arriverete direttamente, appunto viene via, tra l'altro, con boutique e famosi ristoranti, niente, che so, Do Forni, sì. Ci sono vari locali storici, quindi diciamo proprio una posizione strategica. Tra l'altro qui non abbiamo solo le pizze, tutti gli occhi della pizzeria, ma ho visto anche presentare una certa cucina. Sì, abbiamo una piccola cucina. Che sta? Dove sta? Ah, sempre qui al piano, no? Al piano inferiore. Poi c'è un piano superiore che sì. Altri clienti, quindi ci sono piatti tendenzialmente comunque di terra, anche se chiaramente qualche pizza e qualche piatto col pesce comunque non è necessariamente poco, però sì, i piatti della cucina principale sono i
classici piatti, la matriciana fatta bene, la carbonara. Non vuoi un po' di terra, tutte per le pizze. Sì, tendenzialmente sì. A parte qualche eccezione, filetti di tonno, per esempio, anche lì una, diciamo, una torre di cipolla rivisitata, quindi col trancetto di tonno e filetto e la, della cipolla caramellata sopra, una spolverata Questa è l'unica pizza che facciamo col pesce. In estate facciamo una pizza, un pasto agli agrumi, gamberi rossi di Sicilia, rucola, fettine, che altro sono decorative, di limone, arancia. Quindi chiaramente la proposta di pesce come ristoranti, no? In generale, sempre come una piccola varietà di trovare sì, pesce, anche se diciamo siete concentrati sulla terra. Sì, anche a Napoli, nella casa madre, sì, locali, la linea è quella. I locali sono due, chissà, forse ce ne saranno, vediamo. Si spera di sì. Tu come arrivi qui a Venezia? Come arrivo? Come arrivi, nel senso, così, prima di essere stato un locale che ha aperto un 3 anni fa. Quasi 3 anni fa. Da uno ci parliamo tutti i giorni di chiusura del coffee. Stavo già qui, ma facevo altro. La mia avventura con le pizze è iniziata qui, con me praticamente, soprattutto con le pizze napoletane, non le avevo mai fatte prima. E poi niente, con un po' di passione e di dedizione, puoi riuscire a farti. C'è un maestro che puoi citare in questo caso, che ti può avere portato a livello di una buona pizza? In una città che poi non è sconosciuta, lo chiama Venezia. Mi viene da citare Edoardo Alfano, pizzaiolo, lui è il maestro pizzaiolo, diciamo, della compagnia, lui è il primo pizzaiolo di Napoli, lui mi ha insegnato molto, anche il suo predecessore, certo, Gaetano, anche lui è molto in gamba, io ho cercato comunque di prendere il meglio da chi è passato, da fino a lui. Bene, allora facciamo i migliori auguri sia a Napoli che a Venezia in queste due pizzerie con la ristorazione appunto Mille Gourmet. Venite a trovarci. Nome di fatto, io poi andrò sicuramente anche a Napoli a cercare di capire un po' come stanno le cose, quindi speriamo che nel 2022 siamo portati tanti spicchi, tanti riconoscimenti, quindi anche qui a Venezia dove è giusto parlare anche di pizza. Eh sì, la pizza buona c'è come in tutti i posti del mondo e quindi non ci sono solo le stelle mister, ci sono anche i pizzaioli.